Perché siamo qua oggi di fronte al consolato onorario dello Stato polacco? Ebbene, siamo qua perché è in atto in Polonia, ma non solo, una forte campagna homo, lesbo, bi, trans, tuttofobica, ci piace dire, contro la cosiddetta ideologia LGBT, la piaga rosa, l'omosessualismo, l'hanno chiamata in tanti creativissimi modi in Europa, dalla Russia fino, insomma, alla Repubblica Ceca e così andando. Cosa sta succedendo in Polonia? È stato da poco eletto il nuovo governo, che poi è abbastanza in linea, insomma, lo stesso partito, che se non sbaglio in italiano significa famiglia e tradizioni, polacco, è il governo dei fratelli Kaczynski. Insomma, lo status quo che continua a perpetrarsi in Polonia e che vede una deriva della destra tradizionalista e cattolica nei paesi dell'Est Europa. In particolare la scorsa campagna elettorale è stata molto incentrata sulla cosiddetta difesa della famiglia, sulla cosiddetta difesa delle tradizioni, contro la pedofilia, che poi è assolutamente il più grande grimaldello. Beh, anche le parole che ho detto prima, pidere, pederasto, insomma, rimandano tutto a quello. Il che è anche piuttosto ironico, direi, se non fosse orribile e disgustoso, il fatto che le persone LGBT siano accusate di pedofilia, quando le stesse lobby cattoliche della Chiesa polacca hanno ricevuto pesanti accuse di pedofilia nel corso degli anni, anche ultimamente. Ecco, questa retorica, homo, lesbo, bi, trans, tuttofobica, è in realtà una strategia più ampia, una strategia internazionale di un gruppo di persone, di un gruppo di pressione, scusate, che si chiama Tradition, Family and Property, che è appunto un gruppo lobbistico internazionale, internazionale, parte dal Brasile negli anni 60, ci sono esponenti un po' in tutto il mondo, e che ha fatto dell'Europa dell'Est l'ultima trincea per portare le loro idee nazionaliste di merda e ultraconservatrici. Ebbene, appunto, in Polonia ci sono almeno un paio di quelle che conosciamo, due organizzazioni affiliate a Family Tradition and Property, che sono Orbe-Iuris, che è una rete di avvocati, e poi c'è ovviamente il movimento contro l'aborto e per la famiglia tradizionale. Si parla di gruppi molto potenti e molto ricchi. Ecco, questa retorica homo, lesbo, bi, trans, tuttofobica, come ho detto, altro non è che un grimaldello, insomma, un grimaldello per far entrare le politiche nazionaliste e fasciste al governo in polacco. E questo perché? Perché, insomma, lì lo straniero siamo noi, insomma, le soggettività favolose, fantastiche che vedo qui in molti colori in piazza, ed è una gioia per gli occhi, davvero parlo, sono appunto gli stranieri della Polonia, sono il diverso, sono la soggettività eccentrica, marginalizzata, minorizzata. Durante la campagna elettorale, un gruppo di persone, compagni, transfemministi, anarchici, non solo, sotto il nome di Stop Zdyrem, scusatemi lo scarso polacco, che significa basta cazzate, smettiamola con insensatezza, una lesbo di trans tuttofobica, ha protestato, si è rialzato, ha fatto sentire forte la loro voce, ha tracciato le statue, le insegne, ha tollerato Varsavia e non solo, finché un giorno ha subito anche la repressione della polizia. Cos'è successo? Scusate, mi sto prendendo appunto. Uno di questi organi di propaganda homo, lesbo, bi, transfobica in Polonia aveva dei bus, dei pullman di propaganda con i loro grandissimi manifesti, i loro altoparlanti per sparpagliare merda nelle orecchie delle strade di chi passava, cioè nelle orecchie delle persone che passavano nelle strade di Varsavia, e ha avuto la lampante idea di fermarsi di fronte a uno squat, anarchico in una avversaria che si chiama Sirena, dove dentro si stava in quel momento riunendo questo gruppo anarco-radicale queer, Stop Zurem. Le compagne sono uscite fiere, sono andate
da questo bus, l'Honors Bus, ribattezzato per l'occasione, e l'hanno imbrattato, gli hanno tagliato le gonne, hanno cercato di danneggiarlo il più possibile, per non farlo più andare avanti, per non fargli propagare le loro merda dei loro megafoni. Va bene, una di queste, una e molte altre, una di queste attiviste, Margot, è stata arrestata, è stata in prigione per 2 mesi in Polonia. Ancora ci sono delle, sì, ancora ci sono delle conseguenze legali rispetto a questo. E noi siamo qua oggi soprattutto in solidarietà con questo gruppo queer, radicale, e lo gridiamo forte. Basta cazzate, stop Zeron. Torino, grazie.